Ringrazio proprio per questa possibilità che ci è data oggi di riflettere insieme sulla figura di Edith Stein e sulla sua attualità. È quasi superfluo dire chi è Edith Stein in questo contesto, visto che noi sappiamo che Suor Teresa Benedetta della Croce è stata nell'ultima parte della sua vita monaca carmelitana. Anzi, la scelta del Carmelo è fondamentale per la sua vita. E questo ci consente anche di riprendere il discorso che la professoressa Bartolomei Romagnoli stava facendo a proposito del ruolo del cristianesimo e anche della spiritualità cristiana in relazione anche alla questione della mistica, certamente, perché questo è un punto molto importante e, come alcuni di noi sanno, particolarmente studiato da Edith Stein in riferimento ai due grandi mistici carmelitani, Santa Teresa d'Avila e poi San Giovanni della Croce. Ma la figura di Edith Stein è una figura molto ampia, molto complessa, e credo che sia importante studiarla da tutti i punti di vista. Per farlo logicamente ci vuole molto tempo, forse bisogna dedicare, come in parte ho fatto io, alcuni di noi, che insomma alcuni miei amici e collaboratori, dedicare quasi tutta la vita allo studio delle sue opere, perché non c'è, io direi, dimensione dell'umano che Edith Stein non abbia anche personalmente attraversato nella sua vita proprio, nella sua esistenza, ma soprattutto sulla quale non abbia riflettuto e dato un contributo molto significativo, molto importante. È una persona di una capacità intellettuale, di una capacità di cogliere gli elementi profondi, essenziali delle questioni, che stupisce quando si leggono le sue opere, in effetti. Ed è una figura appunto di formatrice, direi. Questo mi sembra un punto importante. Chiunque si avvicini alla Stein, anche provenendo da esperienze che non sono strettamente legate ad una dimensione religiosa, sente il fascino di una persona che ha una ampiezza di vedute e di prospettive che veramente toccano e affascinano. Noi la conosciamo soprattutto, ma appunto dicevo non era soltanto, soprattutto come filosofa. Filosofa che cosa vuol dire? Una persona che ha riflettuto, lasciamo da parte il termine perché non è quello che ci interessa, è una persona che ha riflettuto sull'essere umano. In primo luogo, questa è la sua caratteristica fondamentale. Che cos'è l'essere umano? E lo ha fatto in una prospettiva radicale. In fondo, quando noi parliamo di filosofia, parliamo di una ricerca che coglie ciò che è essenziale dell'argomento che vogliamo trattare. Cerca di andare al fondo dell'argomento stesso. Amore della sapienza, ma in questo caso sapienza è la comprensione, se è possibile, di ciò che stiamo esaminando. E in certa misura per l'essere umano è possibile, poi sappiamo che molte cose ci sfuggono, logicamente, la Stein è anche consapevole di questo. E la riflessione sull'umano che conduce sulla scia appunto di questo maestro che è stato citato, appunto Edmund Husserl, anche lui di origine ebraica, convertito poi al luteranesimo, al protestantesimo, la riflessione che lei compie, io direi che è veramente una riflessione straordinaria, che coglie degli aspetti dell'umano che precedentemente non erano stati messi in evidenza. Questo non significa che anche i filosofi del passato non abbiano detto delle cose importantissime, ma c'è un aspetto peculiare di questa indagine che si definisce fenomenologica, che credo sia particolarmente significativo, ma utile
utile, io direi proprio utile per capire l'umano. Quindi non si tratta di un fatto intellettuale, no? Di sapere delle cose, non è quello, è proprio chiave interpretativa. E perché? Perché certamente sulla scia anche di grandi pensatori del passato, come Agostino, logico, Sant'Agostino, si cerca soprattutto di scavare nell'interiorità. Prima si parlava di questo tema dell'interiorità, nell'interiorità umana. Quindi è come se noi, pensiamo ad Anselmo da Aosta, no? E ci chiudessimo nella stanza e cercassimo di riflettere su noi stessi e di riflettere anche in relazione all'origine di noi stessi. E questo è un lavoro che possiamo fare ogni momento, anche qui, anche concentrandoci semplicemente in un isolamento che però non è chiusura agli altri, ma è un primo movimento dall'interno verso l'esterno. E vorrei dire brevemente qualche cosa sulla struttura dell'umano letta in questo modo, perché poi possiamo capire le applicazioni di questa interpretazione nell'ambito soprattutto pedagogico, perché Lahnstein ha scritto moltissimo, ha riflettuto moltissimo sulla formazione dell'essere umano. E questo mi sembra un punto importante, notevole per noi. Dicevo prima anche con qualcuno che qui forse dispiace che noi parliamo in queste sedi, che certamente l'approfondimento è importantissimo anche all'interno di una prospettiva, grazie, molto gentile, di una prospettiva, diciamo, cristiana, è importantissimo. Ma noi dovremmo veramente andare nei crocicchi per le strade a dire queste cose, soltanto che non siamo sempre immediatamente ascoltati, ecco. Perché si tratta di ricostituire, è un processo di nuova evangelizzazione con grandi ostacoli, logicamente, come si diceva prima, di ricostituire un'attenzione verso l'umano nella sua profondità. E i giovani invece in gran parte, non tutti, attenzione, questo, logicamente dobbiamo dire, finché ci siamo noi e ci sono anche altre persone, non dobbiamo perdere la speranza. In gran parte nel nostro mondo sono un po' abbandonati a se stessi, senza punti di riferimento. La famiglia non riesce sempre, perché sono anche i genitori che sono stati abbandonati e non hanno punti di riferimento. Questa è la cosa profonda. Parlo naturalmente della nostra cultura occidentale, in particolare della cultura europea, io direi, europea, perché per fortuna il cristianesimo nelle altre parti del mondo è anche più radicato, io direi, questa è una cosa che ci consola. In ogni modo, dicevo, qual è il messaggio che potremmo portare noi stessi a questo punto, dobbiamo farlo noi, fuori, per far comprendere come attraverso le parole della Lahnstein possiamo conoscere meglio noi stessi e possiamo aiutare anche gli altri. Ecco, dicevo, entrare dentro. Entrare dentro è un movimento di conversione che caratterizza spesso l'esperienza religiosa, perché noi sappiamo che è proprio, come diceva Agostino, che nell'interiorità c'è la presenza del divino, altrimenti noi non lo vedremmo, e questo è pure vero, non sta fuori, sta dentro in primo luogo, e poi possiamo anche confermare questa presenza con ciò che sta fuori. Ma non abbiamo solo la presenza del divino, cioè questa è la cosa importantissima alla quale aggiungiamo, ma abbiamo tante altre esperienze che ci accompagnano e che ci consentono di cogliere proprio la nostra struttura. Una prima grande esperienza anche che possiamo fare anche in questo momento è l'esperienza dei confini di noi stessi. Attraverso i nostri sensi, la vista, il tatto, l'udito, noi stabiliamo che fin qui siamo noi, e poi c'è qualcosa che non siamo più noi.
E quindi attraverso queste esperienze percettive interiori, che sono legate alle percezioni esteriori, cioè abbiamo coscienza di questo, noi stabiliamo i confini e diciamo: questo è il corpo. Il corpo è vissuto da dentro, non è visto da fuori. Da fuori si vede qualcosa, ma non. E non solo abbiamo questo corpo che è vissuto da dentro, ma noi viviamo anche delle reazioni legate in un primo momento certamente anche alla corporeità. Se qualcosa è caldo e freddo, noi reagiamo, no? Abbiamo detto qui l'ambiente è un po' freddo, per esempio. Questo tipo di reazione, una reazione che è legata sia alla corporeità, ma siccome è una reazione è qualcosa di più rispetto alla corporeità. Cioè ci fa entrare in una dimensione di un sentire che è un sentire, la definizione che viene data in termini più tecnici è un sentire psichico, cioè che cosa sarebbe questa psiche? È qualcosa che noi sentiamo interiormente, che ci spinge, che ci dà impulsi, che è anche una forza vitale. E dirige anche il corpo. Ma poi basta questo? No, perché quando noi diciamo sentiamo freddo, sentiamo caldo, abbiamo sete, desideriamo bere, questi sono tutti elementi psicofisici, no? Poi dobbiamo dire cosa dobbiamo fare, dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo valutare la situazione, posso coprirmi, posso bere, è giusto che si faccia in questo momento, poi decido di farlo. E tutto questo non è né il corpo, né l'impulso psichico, ma è qualche cosa di più. È quello che in questi termini un po' tecnici si chiama lo spirito. Il termine tedesco spirito è molto interessante perché è un termine che si dice Geist in tedesco, come sappiamo, no? E no, è quello che è specificamente umano. L'essere umano è proprio questo, è questa capacità di decidere, di valutare, di organizzarsi, altrimenti gli elementi psicofisici sono anche in gran parte legati al mondo animale, sono simili anche agli animali. Invece noi abbiamo questa capacità. E allora lo spirito, io direi, ha due momenti fondamentalmente. Quello che è specificamente umano come attività intellettuale volontaria, certamente, ma anche come luogo di possibilità di riflessione sul destino di noi stessi e sulla domanda radicale chi siamo. E la Steiner aggiunge un elemento, secondo me, importantissimo. Quando noi diciamo chi siamo, io lo dico al plurale, però ognuno lo dice al singolare, chi sono io? E questo io chi è? Io è un'unità profonda che noi sperimentiamo. È quella che la Steiner definisce la parte più profonda dell'anima. L'anima allora è un'anima psichico-spirituale, ma c'è un elemento profondo, un io, che ci fa dire in ogni momento, nonostante il cambiamento dell'età, nonostante il cambiamento delle circostanze, sono io, sono io. Ed è un nucleo, la Steiner dice, un nucleo identitario che ci viene dato, ci viene consegnato, dentro il quale si trova anche l'indicazione del cammino che la nostra esistenza deve prendere. Nel nostro destino, ma qui non significa destino nel senso che è qualcosa di oscuro, ma del progetto esistenziale che è dentro di noi. E poi noi sappiamo questa analisi, ecco allora, questa analisi era condivisa, cioè era fatta proposta in un primo momento proprio dal maestro, da Husserl, non è originale della Steiner, attenzione. Ma la Steiner la riprende, la fa propria,
aggiunge anche degli elementi in alcuni settori, soprattutto dell'aspetto psichico, che per Husserl era trattato, ma non così profondamente come era trattato nella Stein. E poi lei si pone una questione radicale che anche il maestro si poneva. Abbiamo visto, io ho parlato del problema di Dio in Husserl, quindi anche il maestro si poneva, ma lei se lo poneva non semplicemente come un fatto necessario spontaneo dell'essere umano, anche in riferimento ad una tradizione, perché ad un certo punto si riferisce al pensiero medievale, da ebrea lei si converte, come sappiamo, riprende l'esperienza religiosa sotto il profilo cristiano-cattolico, io direi fondamentalmente questo. E riprendendo questa esperienza religiosa vuole conoscere anche la tradizione, ma quale tradizione? Quella medievale. È proprio lì il punto di fondo, proprio la tradizione medievale. Prima abbiamo citato Agostino, ma c'è la lettura di molti altri pensatori medievali, San Tommaso d'Aquino, senz'altro, perché era nell'epoca in cui la Stein, nei primi anni del Novecento, in cui la Stein riflette, era un pensatore che la Chiesa Cattolica considerava molto importante, e poi anche la tradizione che lei chiama appunto platonico-francescana addirittura, no? San Bonaventura, Scoto, ecco, questa tradizione che le serve anche per completare proprio quegli elementi di spiritualità che riteneva importanti. Allora la dimensione dello spirito si orienta sempre di più, rimane certamente come dimensione intellettuale volontaria, però si orienta sempre di più verso l'apertura alla trascendenza, verso l'indagine, l'apertura alla trascendenza. E qui c'è da un lato il movimento umano di ascesa, di elevazione, ma poi quando aveva già incontrato in età giovanile, questo è molto interessante, Santa Teresa d'Avila, anzi probabilmente gli scritti di Santa Teresa sono uno stimolo per la Stein a riprendere l'esperienza religiosa sotto il profilo cristiano-cattolico. E dico cattolico perché il mondo nel quale lei viveva era anche un mondo in Germania segnato dal protestantesimo, invece lei sceglie il cattolicesimo. Ecco, e Santa Teresa d'Avila è uno dei motivi, ce ne sono altri, uno dei motivi di apertura verso il cattolicesimo, perché la lettura delle sue opere è abbastanza, diciamo, precoce. Ma lei leggendo si rende conto che non c'è soltanto il momento di elevazione dell'essere umano, ma c'è anche il momento di discesa del divino nell'interiorità, come un fluire immediato che è l'esperienza, appunto, che si definisce come esperienza mistica. E questa è molto interessata alla mistica carmelitana, in particolare questa mistica sponsale. Conoscere questo, anche se molto brevemente, a grandi linee, è importantissimo per capire poi le applicazioni che la Stein fa della sua antropologia, cioè la descrizione dell'essere umano, nell'ambito dei vari settori, tra questi in particolare settori educativi. Perché in fondo tutto quello che abbiamo detto sulla crisi del mondo contemporaneo passa inevitabilmente attraverso l'educazione. I giovani spesso sono vittime di una mancata educazione. Cioè l'essere umano ha bisogno di avere il contatto con altri che possano tirar fuori le loro potenzialità e indicare una via. Abbandonati a se stessi, raramente, sì, forse qualcuno riesce, ma raramente si riesce a avere un orientamento nella vita. E la Stein insiste moltissimo sulla dimensione comunitaria dell'essere umano. Noi abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo guardato un attimo noi stessi, però appena li apriamo vediamo che gli altri sono simili a noi, hanno le stesse caratteristiche, possiamo porci in contatto perché viviamo le stesse esperienze fondamentalmente, nella struttura viviamo le stesse esperienze. Poi ognuno con le sue caratteristiche individuali, certo, ma ci capiamo perché ci sono queste esperienze fondamentali che ci uniscono e ci legano. E allora l'elemento comunitario diventa un elemento importante, fondamentale.
L'essere umano è un essere individuale, lei dice, io direi singolare per essere anche più forti nella definizione, ma contemporaneamente un essere comunitario. E allora è chiaro che quando nasce ha delle sue potenzialità, prima di tutto è quel suo nucleo identitario per cui è l'unicum che non può essere confuso con nessun altro. E noi abbiamo la profonda esperienza di questo, ognuno di noi individualmente. Ma poi si rende conto che sta insieme agli altri e ha bisogno degli altri. E il bisogno non è soltanto un bisogno di allevamento nel senso fisico, cosa che nel mondo contemporaneo, perlomeno io parlo della cultura occidentale, perché le altre culture il discorso sarebbe radicalmente diverso. Attenzione, nella indagine dal punto di vista sociologico, diciamo. Ecco, si rende conto, c'è l'allevamento da noi, sì, c'è una grande attenzione in alcuni strati perlomeno, ma si diffonde sempre di più, sociali, di allevare bene i figli, che siano in salute, che non abbiano malattie, finché è possibile. Ma quello che conta non è solo il corpo, abbiamo visto. C'è anche questa vita psichica all'interno, e questa vita psichica è un groviglio che deve essere indirizzato. Gli impulsi non sono tutti negativi, però non sono nemmeno tutti positivi. Come scegliere? Prima dicevamo, in base alla valutazione della situazione, posso bere questo bicchiere in questo momento? Sì, io penso di sì, perché faccio una piccola riflessione e dico, il padre gentilmente mi ha dato l'acqua e io la bevo, però io sono sicura che gli altri non vengono qui a bere, ma non perché non si possa fare, attenzione, ma perché si fa una valutazione, no? Si dice opportuno, non è opportuno. E questo è l'elemento veramente educativo. Cioè lì dobbiamo insistere, scegliere sulla base di criteri, che siano criteri validi, perché si sceglie sempre sulla base di criteri, ma che siano criteri validi, quello che dobbiamo fare. E quello che è importante, secondo me, è proprio la scelta dei criteri, ma chi ce la dà? Chi ci dà questi criteri? Allora, in primo luogo, una riflessione anche umana. Che cosa ci fa crescere bene? Noi lo sappiamo, condizioni di vita fisiche buone, stress psichici limitati, autonomia nel decidere e quindi libertà. Ah, queste sono tutte cose positive. Ma ce l'abbiamo sempre? No, non sempre. E poi come utilizzo la mia libertà? Come mi oriento nella vita? Qual è il fine? Questo è il punto fondamentale. Allora è qui che dice la Stein che si innesta la questione dello spirito come apertura in senso religioso. Abbiamo bisogno di criteri che sono certamente anche criteri razionali umani, perché noi sappiamo che quelle sono le cose positive, ma abbiamo bisogno poi di un aiuto profondo per capire effettivamente che, essendo noi, lei dice una bella cosa, noi siamo cause seconde, come diceva Tommaso, cioè noi abbiamo una sfera d'azione, noi abbiamo una certa autonomia. Certa autonomia, sfera d'azione, non arbitrio, non possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ma allora, per stabilire che cosa dobbiamo fare veramente, dobbiamo accettare di essere finiti ma aperti ad una trascendenza infinita che ci dà anche delle indicazioni, però. Ci dà anche delle indicazioni. Allora, le scelte religiose sono anche scelte morali. Questo è importantissimo, le scelte religiose sono anche scelte morali. Cioè se la morale non è sostenuta da un afflato religioso, non ce la fa ad andare avanti. Adesso
dico una cosa che riguarda il mondo contemporaneo. Il cristianesimo, come ci ha ben spiegato la professoressa prima, è stato un clima culturale importante per l'Occidente, non solo nell'età medievale, è continuato anche nell'età moderna, però venendo sempre un po' meno, poi dipende dagli strati sociali, venendo sempre un po' meno, finché nel mondo contemporaneo si sta veramente di fronte ad una crisi, adesso non dobbiamo pensare a noi stessi, ma in generale, ad una crisi profonda, un processo di secolarizzazione molto, molto forte. La morale finora è sostenuta ancora dal cristianesimo, questo è molto interessante. Quando noi pensiamo, per esempio, che organismi internazionali tendono perlomeno a dire non si deve uccidere l'essere umano, bisogna proteggerlo, no? Stabilire i diritti, e questo è tutto cristianesimo. Certamente è il cristianesimo che ha agito orientandoci in questa direzione, ma io penso se il processo di secolarizzazione continuerà fortemente, questi valori si perderanno, non sono garantiti, Se non c'è una finalità profonda che sostiene, sostenuta da un messaggio che ci viene dal divino, è difficile andare avanti. E per questo la Stein, nelle sue opere, volevo farvi vedere alcune opere, molti di noi le conoscono. Per esempio, La donna, questioni e riflessioni. Prima si diceva queste donne filosofe, no? Husserl era un pensatore molto, molto interessante, anche un po' strano, dico io, nel senso che aveva dato grande spazio, era una persona molto rigida, come lo descrivono perlomeno i suoi discepoli, ma aveva dato grande spazio alle donne come sue collaboratrici, come filosofe. Non era riuscito veramente a inserirle veramente nell'ambito universitario perché era molto complicato negli anni 20-30 era molto complicato, anche in Germania, dove tuttavia la situazione era molto più avanzata che nei paesi del sud dell'Europa. Però aveva dato grande spazio e aveva formato queste giovani veramente in modo straordinario. Ce ne sono tre in particolare, la Stein, la Conrad Martius, e la Gerda Walter, che era discepola addirittura della Stein. E i movimenti femministi in quell'epoca erano abbastanza forti, erano venuti dagli ambienti calvinisti degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, erano venuti da quei movimenti. Il femminismo ha origini cristiane, attenzione, questo è molto interessante. Poi siccome le chiese l'avevano respinto, si laicizza il movimento femminista, ma in origine era un movimento cristiano, altrimenti la rivendicazione del femminile come viene fuori? Se non c'è il cristianesimo non viene fuori, se non c'è il messaggio di Gesù non viene fuori. In nessun'altra cultura e nessun'altra religione c'è. E la Stein condivide alcune spinte ancora lei non è monaca, chiaramente, no? Condivide alcune spinte del femminismo. E dice la donna deve avere una posizione simile a quella dell'uomo nella società, ma perché? Perché l'essere umano, noi ne abbiamo parlato riguardo a noi stessi, dicendo come è fatto, ma l'essere umano è uomo e donna, maschile e femminile. E qui c'è tutta la riflessione teologica della Stein sulla creazione dell'essere umano. E tra le prime pensatrici che esamina il passo della Genesi in maniera forte, in cui si dice Dio ha creato l'essere umano a sua immagine e somiglianza, uomo, donna, anzi la parola è una sola, al maschile e al femminile. E lavora su questo per dire, allora la struttura dell'essere umano, corpo, psiche, spirito, si articola nel maschile e nel femminile. Bene, ma noi dobbiamo dirlo, dobbiamo educare in questa direzione, perché la società possa cambiare. Lei dà un contributo teorico al femminismo straordinario, straordinario. In queste conferenze che sono riunite adesso in quest'opera
e la donna questioni e riflessioni. Ma qui l'aspetto pedagogico è fortissimo. Se noi non educhiamo le nuove generazioni a questa visione del maschile e del femminile, e il peccato originale che aveva creato la contrapposizione fra maschile e femminile è superato attraverso la redenzione di Gesù, noi possiamo fare qualcosa, abbiamo un aiuto, abbiamo dei mezzi che ci possono portare in una direzione veramente di parità di fronte a Dio. E allora questo è un libro di antropologia, certamente, di teologia anche, ma soprattutto di educazione. Cosa dobbiamo fare? Educazione, qui direi dal punto di vista del comportamento morale dell'essere umano e del riconoscimento del valore degli altri, dimensione comunitaria, come sappiamo. Seconda serie di scritti e di conferenze, recentemente appunto pubblicata da Città Nuova e OCD, sono edizioni carmelitane, come sappiamo, formazione e sviluppo dell'individualità. Questo è proprio un testo di pedagogia. Cosa dobbiamo fare con i giovani? Qui c'è scritto cosa dobbiamo fare con i giovani. Basta leggere questo. Perché se l'essere umano è strutturato in questo modo, è chiaro che noi abbiamo un obbligo di allevare fisicamente, certo, ma di orientare psichicamente e spiritualmente. Allora, prendiamo l'esempio della scuola, della famiglia anche certamente, ma anche quello della scuola. Qual è la finalità dell'educazione nella scuola? Normalmente si dice l'istruzione. Bene, istruzione significa passaggio di conoscenze. Per esempio, la professoressa ci ha fatto una bellissima lezione di storia, una conoscenza della storia, poi ha fatto anche una valutazione sua personale molto importante. Una bellissima, quindi quello è un tipo di conoscenza, alcune cose noi non le sapevamo. Quando ci ha detto, per esempio, che l'età giovanile nel Medioevo non era un'età così lunga e così, non c'era un'attenzione, questo è un contributo importante per capire cosa succedeva nel passato e confrontarlo con il presente, no? Queste sono delle conoscenze molto importanti. Ma queste conoscenze, attenzione, così come ce le ha mostrate, non sono soltanto di istruzione in realtà. L'istruzione sarebbe proprio la conoscenza del fatto. Ma noi contemporaneamente abbiamo riflettuto, abbiamo pensato cosa succede ai nostri giorni. Quindi abbiamo detto, ma che peccato forse che questi non avessero una possibilità nell'età giovanile di una loro vita sentita, autonoma. E abbiamo pensato, beh, sarebbe stato meglio che l'essere umano si fosse completato, no, in questo. E questo è un processo educativo, invece, che riguarda tutta la persona. E poi la professoressa cosa ci ha detto? Ma non basta semplicemente conoscere. Quello che è importante nell'età medievale era anche la dimensione dello sviluppo dell'attività spirituale in relazione al divino. E questa è la formazione. La formazione è questa. È il rapporto, quello che dicevamo, dell'atteggiamento morale dell'essere umano sostenuto dalla dimensione del divino. Per la nostra tradizione religiosa cristiana, che noi consideriamo quella più valida, ma adesso vi dirò anche perché è quella più valida secondo me, ma insomma secondo noi abbiamo bisogno appunto di questo rapporto con il divino, e questo rapporto con il divino è un rapporto che ci consente di essere completi come esseri umani, formati, quindi istruzione, educazione e formazione, tre termini che ci danno la finalità conoscere, più si conosce e più ci si orienta nel mondo, certamente, ma conoscere in modo che queste conoscenze facciano parte di uno sviluppo della nostra persona, educazione. Ma questo sviluppo deve essere accompagnato dalla formazione,
Formazione è sostanzialmente per la Stein l'apertura al divino e l'accettazione di ciò che il divino ci dice, quindi la rivelazione. Lei sottolinea proprio questo elemento importantissimo della rivelazione per la formazione umana. Gran parte di questi scritti sono legati proprio a una formazione religiosa, ma questo non significa che ci sia una contrapposizione con la dimensione umana, con quello che dobbiamo fare umanamente. No, c'è un bellissimo testo sull'educazione in senso sociale. Noi viviamo qui, ora, in una comunità di persone, nella storia, e dobbiamo lavorare all'interno di questa storia per costruire qualcosa insieme agli altri. La finalità è trascendente, tuttavia non è semplicemente un passaggio che la dimensione umana ha un passaggio che non lascia tracce. Noi riusciamo a preparare il nostro futuro di trascendenza nell'immanenza, qui in questo momento. Quindi la dimensione sociale è importantissima. Come si diceva prima, il fare le opere buone è molto importante, ma non sono un fine a se stesse, per una visione trascendente. C'è un bellissimo piccolo testo che abbiamo tradotto recentemente della Stein, dedicato agli intellettuali, proprio a chi fa un lavoro intellettuale. Qui veramente i professori di università soprattutto, c'era una polemica. La Stein dice questo, molto bene, cosa vuol dire essere intellettuale? Significa conoscere tante cose, significa anche riflettere, significa anche produrre intellettualmente. Questa è una cosa ottima, ma spesso, come diceva, ricordiamo San Paolo, scienzia, cioè questo atteggiamento intellettuale, inflat, gonfia, cioè chi è intellettuale pensa di essere bravissimo, di sapere più degli altri, è vero, qualche volta sa di più, ma di essere bravissimo, di avere ormai raggiunto il proprio fine. La Stein dice, assolutamente no. L'intellettuale senza la sapienza, e la sapienza non è la scienza, sono due cose diverse. La sapienza è proprio la vita religiosa vissuta profondamente, che dà la sapienza. Pensiamo anche ai libri della sapienza che si trovano nell'Antico Testamento. La scienza senza la sapienza non serve. Allora, qual è, secondo lei, poi alla fine, l'esempio di un intellettuale sapiente, ma potremmo scegliere anche altri, e lo Stein l'avrebbe fatto lo stesso. San Tommaso d'Aquino, per esempio, lei dice. Cioè questi pensatori medievali che erano esseri umani, intellettuali, fortemente intellettuali, con un contributo straordinario, ma anche persone con grande spiritualità e con la consapevolezza anche della loro finitezza e l'umiltà della loro ricerca. L'umiltà è la parola chiave, ma l'umiltà nasce solo dalla sapienza, non dall'intellettualismo. Forse devo smettere. Ecco, allora, la lettura di questi testi veramente è utilissima per chiarirci qual è il fine della nostra vita, perché se noi vogliamo insegnare, e qui io penso che moltissimi hanno già hanno questa missione, certamente, forse alcuni ce l'avranno in futuro, devono sapere con chiarezza, lei dice, con chiarezza che cosa si vuole realizzare nei singoli esseri umani che abbiamo davanti quando ci troviamo in un rapporto educativo o di docenza. Con chiarezza, qual è il fine che vogliamo raggiungere? Tre. Istruzione, educazione, formazione. E nessuno di questi elementi può essere eliminato. Perché? Perché quello che noi dobbiamo trasmettere è la verità. Allora le parole chiave sono verità e chiarezza. Chiarezza nel fine e verità nei contenuti. Verità così come noi possiamo averla compresa, ma non soltanto affidandoci alle nostre forze,
ma attraverso appunto una formazione sapienziale. Cioè qualcuno ci guida e ci dice orientati in questo modo per realizzare l'essere umano nella dimensione della nostra vita adesso, qui e ora, ma con la consapevolezza profonda che questa vita continua dopo la nostra morte. Questo è un elemento che Lichtenstein tiene sempre presente, di polemica anche con Heidegger, per esempio, che era stato il suo collega di università insieme a Huss, perché era discepolo di Husserl anche lui, e dice essere per la morte. Ma sì, è vero, l'essere umano è per la morte, ma la morte è un passaggio. È essere per un'altra vita, non essere per la morte. È essere per una vita eterna, che è una cosa completamente diversa. La morte non è l'ultima possibilità, anzi, è l'apertura a una possibilità ulteriore. E come lo sappiamo? Lei fa anche una riflessione razionale molto interessante. Noi, se operiamo, come abbiamo detto prima, un momento chiudendoci in noi stessi, abbiamo l'esperienza della morte? No. Finché viviamo noi abbiamo l'esperienza della vita. Noi parliamo della morte perché vediamo la morte degli altri, ma non la nostra. E questo è molto interessante. Per cui noi parliamo della morte soltanto in relazione al fatto che qualcuno non può più comunicare con noi. Allora diciamo, è morto. Ma non comunica con noi soltanto perché non ha la capacità corporea di comunicare con noi. Ma tutte quelle altre parti che sono in lui, dove sono? Si sono eliminate con il corpo? No, perché il corpo è solo la sede di qualche altra cosa, è uno strumento, è uno strumento, ma c'è qualche altra cosa. E questo qualche altra cosa vive, è la vita, è la forza vitale psichica, è la forza vitale spirituale, dice Lichtenstein. E queste non muoiono con il corpo, utilizzano il corpo come strumento, sì. Ma in fondo che cos'è la morte se noi ci pensiamo? È quando il corpo, dal punto di vista fisico, per la finitezza della materia, sì, noi diciamo anche per il peccato originale, certo, anche. Questo è un grande mistero, si dovrebbe riflettere molto su questo. Non riesce più a sostenere tutto l'essere umano, non ce la fa a sostenerlo tutto, allora cede il corpo. Però non è detto che l'essere umano sparisca, anzi. Quella vita, quell'altra vita è la vita più forte per noi, perché noi siamo qui per quell'altra vita, non per il nostro corpo. Noi in questo momento siamo venuti qui per l'altra vita, che è quella psichico-spirituale, non per il nostro corpo. Il nostro corpo l'abbiamo condotto qui, l'abbiamo portato. Abbiamo deciso di portarlo. Non è venuto da solo. E questa è l'esperienza che noi abbiamo, che il corpo non viene da solo, non va per conto suo. E allora non può essere il corpo che comanda completamente. Se non comanda normalmente, perché deve comandare quando viene meno? C'è qualche altra cosa. Quindi questa è veramente la finalità ultima dell'essere umano, che però, attenzione, non è evasione, perché quella vita che continua assume valore nella misura in cui la vita che è stata con il corpo è stata una vita condotta bene. Perché questo è un punto fondamentale. Cioè noi siamo responsabili durante la vita del rapporto con gli altri in senso comunitario e di noi stessi per realizzare veramente una vita futura valida. Continuerà la vita, certo, ma in che modo? Non lo sappiamo se non abbiamo condotto una vita valida. Qui affrontiamo le questioni ultime, no?
affrontiamo proprio le ultime questioni che anche nel credo vengono fuori, no? La resurrezione. Cosa vuol dire resurrezione? Però queste sono appunto le finalità che dovremmo avere sempre di fronte agli occhi, senza trascurare nessuno degli elementi di costituzione dell'umano, sia quelli fisici, sia quelli psichici, sia quelli appunto spirituali, nel senso meno di apertura alla trascendenza. Allora è una formazione completa. E questo dobbiamo dirlo fuori però. Non tenercelo. Grazie.